Salve a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo la torta Red Velvet. Andiamo a semplificare facendo semplicemente un pan di Spagna di colore rosso senza inserire il cioccolato, che poi dopo ci vorrà molto colorato. In più per farlo più rosso. Vediamo subito la ricetta. Inseriamo in planetaria le uova. Ovviamente si può fare anche con uno sbattitore a mano. Io uso planetaria, quindi uova. Inseriamo lo zucchero. Adesso frusta ovviamente a una velocità media e facciamo montare a schiuma ferma. In fase di montaggio aggiungiamo un cucchiaio di aceto che serve sia come montante per la montata di pan di Spagna, mantiene ben ferma e toglie quel sentore di uovo intenso al pan di Spagna ed è anche un lievitante naturale. Nel frattempo montano le uova, andiamo a setacciare la farina per 2 volte. In questa fase possiamo già preriscaldare il forno a 200 gradi, quindi a portata di mano anche il colorante rosso o in polvere o liquido. Il pan di Spagna è pronto, guardate com'è ben schiumoso. In 3 riprese inserisco la farina e un po' di colorante rosso. Farina. E colorante rosso. Poi vediamo man mano quanto ne occorre. E giriamo con una frusta. Colorante rosso ovviamente sempre sulle uova, non sulla farina. Si può girare anche con un cucchiaio a spatola. Io mi trovo meglio con la frusta perché si va a grattare bene sul fondo e si amalgama bene il composto. È normale che il composto va a collassare perché abbiamo smontato il composto mettendo la farina e il colorante, ma non fa niente. Inseriamo la montata nella teglia. Poi andiamo a livellare con cartoncino o spatola. Il sistema di metterlo in una teglia da forno questa larga, anziché metterlo in una teglia tonda, classica per pan di Spagna, il vantaggio è che si secca molto di meno e possiamo stampare qualsiasi stampo vogliamo per qualsiasi ricorrenza. Adesso inforniamo a 200 gradi per circa 7-8 minuti, non di più, deve rimanere morbido. Andiamo a staccare i bordi. Quando è ben freddo, ancora con il foglio di carta da forno sotto, vado a stampare un cuore. Ovviamente potete stampare qualsiasi stampo. Quindi vado a togliere il foglio di carta da forno. La parte avanzata ci servirà per fare la decorazione. Adesso prepariamo il ripieno interno, formaggio fresco spalmabile come Philadelphia o va bene anche mascarpone, zucchero a velo. Io vado a montare con lo sbattitore a mano. Inseriamo un pizzico di vaniglia e la panna montata. Adesso iniziamo a trasferire la torta sul piatto per montarla. Per la bagna facciamo acqua e zucchero e un pizzico di vaniglia, potete mettere anche liquore a piacere. In questo caso io la faccio analcolica, solo con vaniglia, acqua e zucchero.
Bagniamo leggermente. Mettiamo il contenuto in un sac à poche. Diamo di spatola. Secondo strato, bagniamo un po' il lato inferiore, giusto un poco. Bagniamo anche il lato superiore, di nuovo ripieno. Quindi ultimo strato, sempre prima strato inferiore, e mettiamo. Adesso mettiamo la torta un po', 15 minuti in freezer per farla prendere. Adesso con il restante del composto avanzato andiamo a cospargere la torta in questo modo. E andiamo di spatola fin quando non la rendiamo liscia. Puliamo sempre i bordi del piatto. Adesso tagliamo i pezzi di pan di Spagna avanzati, rendendoli in polvere. Tagliamo a cubetti piccolissimi. A questo punto, torta ben fredda ovviamente, andiamo a decorare il bordo in basso alla torta. In questo modo. Facendo attenzione a non sbordare troppo. Seguiamo una linea immaginaria data con il palmo della mano. Viene ben dritta. Adesso con l'aiuto di un tarocco o cartoncino andiamo a livellare bene la base. Adesso con un sac à poche con bocchetta liscia media, più o meno la misura è di 8-10, vado a delineare prima il cuore. Per poi finire con gli spuntoni. Briciole di pan di Spagna sugli spuntoni. Come al mio solito, con cioccolato sciolto in un sacchettino di carta da forno, vado a fare la dedica. Come avete visto, questa è una red velvet veramente semplificata ai minimi termini, facile da realizzare in casa. Andiamo ad assaggiare.